È vero, credete, mi è accaduto. Di notte su di un ponte guardavo l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? Meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino. Meraviglioso, meraviglioso. Bentornati, come sempre, al nostro programma meraviglioso. Ciao Saro, buonasera a te. Ciao a te. E questa sera la nostra serata, il nostro programma è gremito di ospiti e noi non vediamo l'ora. Intanto in studio abbiamo il professore Ilario Amendolia e il dottor Roberto Polito, benvenuti e grazie per aver accolto nuovamente il nostro invito. Parliamo subito con Ilario Amendolia, perché si presenta con un libro che io vado a mostrare. Intanto io Drangheta, come mi piace leggere questo articolo sulla Riviera, folla d'eccezione per la presentazione del libro Ilario Amendolia. Quindi è tutto. Che bellezza avere questi ospiti questa sera. E sentiamo da lui allora che cosa. Passiamo il microfono e non perdiamo tempo ad ascoltare come nasce intanto questa idea, anche se noi sappiamo, però diciamolo. Ma come nasce l'idea di questo libro? È un viaggio, un viaggio lungo, 74 anni, 75 anni, e cerca di dimostrare come dal dopoguerra, anzi quando ancora la guerra era in corso, ad oggi, perché il libro si ferma ad oggi, arriva ai fatti nostri, dei nostri giorni, e c'è stata questa progressiva emarginazione della Calabria e come l'Andrangheta sia stata l'alibi perché questo avvenisse. Io cerco di sviluppare, ma io parlo poco nel libro. Il libro parlano soprattutto i fatti che noi c'è un'intervista importante che poi andiamo a... No, che mettiamo in rilievo. I fatti quali sono? I fatti sono la Repubblica Rossa di Caolonia, l'eccidio di Melissa, l'eccidio di altri paesi che c'è stato come Casignana, eccetera, e poi la criminalizzazione del popolo calabrese, perché c'è stato un momento in cui è stato utile far diventare i terroni ndranghetisti, così il sottosviluppo, l'emarginazione sociale si può spiegare in questo modo, e si spiegano anche in questo modo. Io cerco di dimostrarlo nel libro, sempre parlando di fatti, mai parlando di come tutto quello che nasce al
al sud, quello che di positivo nasce al sud e si va delle prime esperienze che io esamino, viene progressivamente, dove non arriva l'andrangheta, arriva poi l'antendrangheta e tutto viene criminalizzato. Ecco, l'andrangheta come Alebe cerca di affrontare questo tipo di problema e cerca di far capire a noi stessi, ai calabresi stessi, ai meridionali stessi, che spesso ci criminalizziamo, perché spesso le cose che dicono di noi siamo noi stessi i primi a crederle, no? Noi ci crediamo e ci atteggiamo come se noi fossimo dei criminali e non lo siamo, perché ci sono tantissime, la stragrande maggioranza, diciamo non la stragrande maggioranza, la quasi totalità delle persone, dei calabresi, sono persone per bene. E quindi io cerco di contestare questa comune, quella cifra che ci è stata timbrata sulla pelle del 27% di ndranghetisti, per cui qua almeno di noi quattro uno dovrebbe essere ndranghetista, dovremmo trovare che di noi quattro, voglio dire, cioè, perché sul 27% uno su quattro è ndranghetista, anzi più di uno su quattro. E come le grandi retate che ci sono state, le grandi inchieste giudiziarie spesso sono state retate che hanno coinvolto innocenti e non colpevole, e hanno finito per non sconfiggere l'andrangheta, perché l'andrangheta non è stata sconfitta, ma per far pagare un prezzo enorme alla popolazione calabrese. Chiudo con due fatti, voglio dire, che sono sotto i nostri occhi: la demolizione di Riace. Riace è un paese che è stato, ed io qua riporto anche l'intervista di Mimmo Lucano, Riace è stato un paese che è stata una cifra, una chiave di lettura, non in Calabria, è stato in Italia uno dei termini di una contraddizione, perché Riace dimostrava che c'era un certo modo, che certo non è perfetto, niente del mondo è perfetto, no? Ma c'è un certo modo di affrontare l'immigrazione senza i drammi di quelli che sono i campi di concentramento in cui vengono chiusi. Eppure Riace, che ha avuto riconoscimento a livello nazionale, io vorrei ricordare che non più di un mese fa Mimmo Lucano è stato alla Sorbona con Wim Wenders, che è il famoso regista tedesco, Il cielo sopra Berlino, quindi stiamo parlando di livelli altissimi, eppure viene criminalizzato, perché tutto quello che nasce in Calabria deve essere criminalizzato. L'ultima cosa di cui accenno appena, perché è la richiesta di arresto e quindi l'esilio di Mario Oliverio. Ora ognuno può avere le proprie idee sul governatore, certo, della Calabria, certo, può avversarlo ed è giusto, può combatterlo, diventa, voglio dire, normale combatterlo, avversarlo, cioè chiedere un'alternativa, dire che non ha governato bene la Calabria. Ma questo essere trattato come un criminale, per cui per tre mesi, fin tanto che non è intervenuta la Cassazione che ha demolito l'impianto accusatorio, per tre mesi confinato a San Giovanni in Fiore, e questo sa di confino di carattere fascista, perché questo è un confino a cui era stato sottoposto già Luigi Bullo. E quindi, come dire, non è possibile. Questo è il viaggio che io faccio, partendo dalla Repubblica Rossa di Caulonia, però ascoltando il dottor Pulito, Roberto, sì, ormai una nostra conoscenza da diverso tempo, perché no, assolutamente assolutamente parliamo di cose più serie qui, non perché non lo sia, per carità, ma una cosa bella quella a cui tu dai il tuo contributo da parecchio tempo. Parliamo di Medicina Africa. Ora ci racconterai un attimo, però parliamo di un evento che penso presiederai personalmente insieme per l'Africa, una cena solidale, lo ricordiamo, magari mostriamo proprio il volantino, che sarà giovedì 16 maggio
orario di cena 20:30, ecco ore 20 presso l'hotel President a Siderno. Bisogna telefonare per i numeri. Ok, ora raccontiamo, prendi il microfono intanto perché altrimenti non ti sentono, e ora raccontiamo un attimo questa cena solidale, come nasce e chi vorrà contribuire, quindi aperta a tutti lo possiamo dire, chi vorrà contribuire, ci sono dei numeri di telefono per prenotarsi. Sì, per prenotarsi. Allora Roberto, perché una cena solidale nasce? Una cena solidale perché abbiamo un'associazione, come già si sa, ne abbiamo tante volte parlato in questa trasmissione, in altre, anche nei giornali si è detto, abbiamo un'associazione legata a Genova che è il Circolo della Locride dei Medici in Africa. Istituzionalmente questa associazione cosa deve fare? Deve cercare, dice per l'Africa, però istituzionalmente si occupa anche nella nostra zona a cercare di generare la solidarietà, la missionarietà, cercare di far crescere questo senso di solidarietà, ed è un'associazione che assolutamente non ha nessun aiuto da parte dello Stato. Vabbè, non ha nessun aiuto, non abbiamo questo capitolo, e quindi si sostenta e fa quello che fa con le quote che pagano. Quindi una cena importante, diciamo. Soci del, no, però devo fare questa promessa. Certo, certo, poi certo. Rispondere alla domanda. E quindi si, con i contributi delle tessere degli associati. Certo. Attualmente abbiamo un processo in Fieri, un progetto che è quello dell'oculistica, e un servizio in Madagascar che io ho creato e lo coordino. E si fa chirurgia, si fa ambulatorio, però lì c'è bisogno continuamente di istituire alcune apparecchiature che sono proprio vecchissime, c'è bisogno di materiale di consumo, c'è bisogno di apparecchiature, certo. Una lentina viene a costare 300 euro, una lentina per la cataratta arriva fino a 300 euro, anche se poi si trovano per meno, qualche oculista che viene le porte quindi non costano, quindi ci arrangiamo, però arrangiandosi. Certo. Poi ci sono le medicine, che lì non hanno medicine, che perché costano le medicine, quando faccio una visita è un continuo. Lì, quando faccio una visita lì sono preso dal panico perché tutto bene, faccio la visita, ok, però alla fine gli devo dare la medicina, ma lì l'80% delle persone è povero, vive ovviamente in situazioni molto disagiate, la devo dare io, e quindi che faccio? Io lì non ho i NAS, ci sono medicine scadute, ancora funzionano, gliele diamo, poi torno e magari non si sono curate, non hanno curato il glaucoma perché non avevano i soldi, non hanno trovato più la medicina per il glaucoma, e quindi quelli, il loro occhio peggiora, possono anche accecare, perché quello che è i soldi invece, quel 10% che ha la possibilità, dovrebbe andare almeno a 100 km di distanza e vedere se riesce a trovare la medicina. Questa è una cosa molto importante. Fare gli occhiali. Sì, perdonami, che tu stai dicendo, perché il messaggio che vuoi lanciare è altamente importante per la gente, perché per noi non sempre è tantissimo dare quel 10, 20, 30, 50 euro. Per loro sì. No, ti devo fermare un attimo perché andiamo un attimo in musica, poi riprendiamo. Va bene? Bene, noi andiamo subito un attimo in musica con Saro Bella, che ci propone un brano napoletano meraviglioso, questo per accontentare il nostro ospite, il professor Amendolia, con Dici d'Incillo Buio. A voi, Saro Bella. Che tu la vita mia, più
me tormenta l'anima. Attraverso la raccolta della cena si può fare fronte a tutte queste spese, alle spese per questo progetto di oculistica. E poi, oltre questo, ogni volta che vado gli porto da parte dell'associazione e da parte mia, vabbè, quella parte, gli porto dei contributi, perché ci sono tanti bambini che muoiono, ci sono bambini che sono denutriti, malnutriti, si vedono con un pancione, che hanno lì annessi all'ospedale, quindi ogni volta gli porto da parte dell'associazione quei 600-700 euro, però non bastano mai, quindi ogni volta posto questi soldi. Poi c'è tutto il materiale di consumo lì, i trasporti del materiale, eccetera eccetera. E quindi quello che noi raccogliamo, come dicevo prima, serve per fare fronte a tutte queste cose. Io attualmente sono il fondatore del servizio che c'è e coordino, e quindi vado continuamente anche a congressi a cercare di trovare oculisti che abbiano maturato una buona esperienza chirurgica, perché anche in quei posti è difficilissimo operare, anche dei chirurghi molto esperti, quindi bisogna essere anche in 2-3, spesso bisogna abbandonare il malato, andare con una pinza ad aggiustare l'apparecchio, bisogna conoscere l'apparecchio, poi sono apparecchi che un po' funzionano, un po' no, poi bisogna andare a mano, ci sono un sacco di problemi che ci possono essere, quindi essere in 2-3 per operare è meglio. Quindi ogni volta io cerco degli oculisti, cerco di fare propaganda e giro i congressi per trovare degli oculisti che vengano a collaborare lì nella missione di Ninsua. Mi sembra che ho finito con Ninsua, faccio un ultimo dicendo il numero. Avete visto? Più difficoltà incontri, più ti affascina questo ruolo che stai recitando in questo momento. Sì, più mi affascina. Io, fino a che non sarà avviato, anche se non sto tanto bene, ho problemi a livello della colonna vertebrale, anche se non sto tanto bene, cerco di andare fino a che non si metterà a posto la situazione, che vadano altri oculisti, che la cosa vada avanti, perché mi dispiace che tutto quanto vada perso. Allora, trovi anche il tempo e i modi per scrivere delle poesie. Scrivo anche delle poesie. Hai fatto anche qualche libro. Queste sono due poesie del mio quarto poesie, Proiezione Interiore. Una è una poesia, diciamo, che si capisce abbastanza bene, non c'è bisogno di fare lunghe premesse. È intitolata Un sogno, praticamente è un sogno di una persona, che non so chi è, forse io,
che sogna una donna idealizzata, vorrebbe una donna integrale, che è difficile da trovarsi se non hai sogni. Sogniamo. Un sogno. Una donna ho sognato, una donna vera accanto a me, da amare, a guidarmi, da avere. Ecco che la carezzo e lei me, sento accanto al mio cuore, il suo cuore, che vive, che arde e si avvinghia al mio corpo, il suo, e la guardo negli occhi e sorride, sorride il suo volto, sorride il suo essere, il mio, e la stringo, mi stringe, e il suo spirito col mio si confonde, un abbraccio, una carezza, un bacio, una donna, una mamma, una figlia, un amico, un amante, una complice, un affetto. Un paese lontano che cerco nei sogni, che cerco e non trovo, una donna da amare a me accanto che mami, pensiero nascosto, pensiero di sempre, un sogno d'amore, di quiete, un sogno, sì, solo un sogno. Bravo, bravo, il nostro grande poeta, attore, scrittore. Poi c'è una che è un pochino più complicata. Però è corta corta. Ah, e questa poesia nasce dal senso di smarrimento di quello che potrebbe essere, del flop a cui potrebbe andare incontro il mondo sia fisico che spirituale, tutto, se venissero a crollare quelle regole che noi le diamo per scontate, quelle regole fissate dal suo creatore. Ci sono delle regole, potevano essere anche altre regole. Noi diciamo che non bisogna ammazzare, che bisogna rispettare gli altri, sono delle regole fissate nel nostro DNA, io dico dal creatore, altri possono dire in altro modo, ed è così. Se l'ombre delle stelle calassero tra i monti, se l'ore, i giorni, il tempo lasciassero le acque, come sarebbe il mondo, il cielo, e come l'onde, e come il bello e il brutto, come la vita e il vero e come il firmamento. Bene, bene il nostro grande. Bene, grazie. Grazie. Allora, concludiamo con, ecco, hai parlato di un problema grave che ormai conosciamo un po' tutti, ma attualmente le cose che non vanno dal punto di vista delle strade, degli ospedali, perché certi atteggiamenti della politica quasi bloccano quello che invece dovrebbe camminare speditamente? Perché secondo me, posso dare un mio parere molto soggettivo, perché secondo me la politica è in crisi, la politica è scissa dalla gente, no? E questo è il dramma più grave. Perché quando tu la politica la vedi come casta, come ceto, che può essere di colore diverso, ma è sempre un ceto politico, non è in grado di occuparsi dei problemi della gente. Si occupa di come deve essere rieletto, si preoccupa di altre cose, ma non dei problemi seri che la gente ha. Perché questo avvenga è necessario che ci sia un progetto e che il progetto diventi carne e sangue della gente, che per cui il popolo, la gente comune, sa che l'ospedale, che le ferrovie sono cose sue e diventa protagonista, perché nessuno si può illudere che c'è libertà, che ci sia la democrazia quando metto un segno di croce una volta ogni 5 anni. Quella non è libertà, e quello è semplicemente andare a mettere un segno di croce. Diceva, c'è una bella canzone che tu sai molto meglio di me, che dice: la libertà è partecipazione. Quando in fondo noi spingiamo la gente a non occuparsi dicendo ci occuperemo noi di voi, quello a me fa paura. Io sono terrorizzato del fatto che qualcuno si possa occupare
possa occupare degli altri. Noi dobbiamo fare in modo che la gente vigili, partecipi, sia protagonista del, perché la gente non è, è qualcosa, una massa passiva. Noi non dobbiamo immaginare come qualcosa a cui regalare. La gente, in fondo, la democrazia è qualcosa di vero, di autentico, se c'è la partecipazione. Quando manca la partecipazione non c'è nulla, e molti vogliono che sia così, perché ormai da tanti anni si scoraggia la partecipazione, i partiti ormai sono chiusi, i sindacati spesso sono sigle, non ci sono associazioni, e ci sono delle, ecco, delle caste ristrette che sono burocratiche, politiche, eccetera, che però non sono in grado, e non, perché poi ci sono interessi prevalenti, e rispetto all'interesse di una persona che è forte e potente, e rispetto alla persona che invece è povera ed emarginato, prevale sempre il primo rispetto al secondo. È naturale che questo sia così. Oggi noi viviamo in una società che è di questo tipo, dove la gente tanto più emarginata è, tanto più non ha voce, e questa è la crisi della politica, questa è la crisi della democrazia, e non si risolve semplicemente cambiando di segno, perché io dico: ma la prossima volta voterò contro. A che cosa, no? A che cosa voto contro? Perché poi vedete che non puoi neanche votare, tu devi partecipare, e che è una cosa molto più seria e molto più impegnativa, e deve pretendere che in fondo le tue esigenze, i tuoi bisogni diventano fatto concreto, legittimo. Ovviamente non parlo di interesse e di bisogni illegittimi, quelli legittimi. Noi abbiamo una carenza della offerta quando questa diventa collettiva, perché noi lo Stato sociale, quello che avevamo conquistato negli anni 60 e 70, lo stanno smantellando. Viene smantellato. L'ospedale di Locri non è più quello degli anni 70, sembra una cosa impossibile, ma non è più quello, è andato non per i medici che vi lavorano, è complessivamente la cosa, è andato molto, si è avvicinato molto di più al Cairo, molto di più al Madagascar, piuttosto che alla Svezia o alla Norvegia. Ma questo è un fatto che è di natura politica. E io ritengo che se la gente non riscopre la passione, la voglia, la partecipazione, che sia composta, pacifica, democratica, ci comanderanno sempre in pochi, ci comanderanno, e noi di volta in volta metteremo il nostro destino nelle mani di qualcuno, ed è sempre destinato, siamo sempre destinati ad essere delusi. Applaudiremo il liberatore di turno, che non assolutamente non manterrà quello che dice, no? Di volta in volta abbiamo applaudito Berlusconi, Renzi, Salvini e questo e quello, poi restiamo delusi, no? Mentre invece il protagonismo, se noi il soggetto diventa la gente, no? Gli interessi allora si confrontano e devono passare gli interessi legittimi, e soprattutto gli interessi dei più umili e dei più deboli, che è quello che la politica dovrebbe tutelare e non tutela. Grazie allora, grazie a Ilaria Magria, grazie a Roberto Polito, e grazie anche agli ospiti che hanno fatto l'anteprima di questa serata. Io ringrazio naturalmente i tecnici, ringrazio Gianluca, ringrazio il nostro Antonio, ringrazio Paolo Mancinelli, ringrazio Pippo Parisi, Mariella Costa, assente questa sera per impegni molto delicati. Abbiamo sentito Loana da Londra, e quindi ringrazio l'Hotel Mediterraneo per l'ospitalità, e vi lascio, anzi ci ascoltiamo insieme un duetto. È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi: così.
meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici, non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso.